Due righe di antefatto, siamo a Riccione dove alla fine Lorenzo è stato portato dai genitori e arriva attesissimo il villeggiante numero uno, il capo del fascismo che tutti aspettano e tutti vanno al mare lì proprio perché lui va lì e questo desta una grande eccitazione fra i bagnanti. Il duce degli italiani arrivò dal mare. La voce correva già dalla sera prima, ma quando il bagnino Learco prese a gridare: "Eccolo, eccolo!" Fra i villeggianti affollati sulla battigia c'era ancora qualche sprovveduto che domandava: "Ma chi?" "Il capo", rispose mio padre, indicando la sagoma del candido panfilo a due alberi che si avvicinava bordeggiando alla costa. Erano serviti 5 anni di lavoro nei cantieri navali di Ravenna per realizzare il sogno galleggiante di Mussolini. Da bravo montanaro, si era preoccupato soprattutto che la sua barca fosse grande e robusta. E ora quel colosso da 90 piedi filava verso di noi le smisurate vele gonfie di brezza mattutina. Che veliero, considerai, ma all'improvviso mio padre non era più al mio fianco. Lo rividi in acqua fino a mezza gamba, che aiutava Learco a far scivolare in mare il pattino. Sembrava allegro e agitato. E quando compresi cosa aveva in mente, mi precipitai verso di loro prima che mi lasciassero lì. "Aspetta tu", intimò mio padre, "andiamo e torniamo. Ma fate venire anche il ragazzo", volle intercedere per me il bagnino, che si era già portato a bordo con un balzo fluido e adesso misurava a occhio le onde, aggiustando i remi negli scalmi. Mio padre non rispose neppure, impegnato com'era a montare sul legno, e quando Learco prese a vogare, a bordo del pattino c'ero anch'io. "Andiamo a salutare il capo", annunciò Babbo con gli occhi che gli brillavano. "Spingi, ragazzo!" Non eravamo i soli ad aver avuto quell'idea. Una piccola flotta di pattini e barche a remi si stava staccando dalla spiaggia per convergere verso il grande scafo d'acciaio. "Ci dentro, campione!" incoraggiò Learco, che vogava a denti stretti, oscillando come un metronomo. Guardai meglio e vidi che sul palchetto del pattino verde sedeva Irene Meyer, una ragazza che lui ama dal primo giorno di vacanza. Mentre ai remi c'era suo padre. Babbo dovette notare il mio sguardo e le guance che si facevano ardenti, così controllò anche lui e sbiancò come un cencio. "Spingi, cazzo!" ordinò Learco. "È quella schifezza asburgica!" "Buongiorno!" gridò beffardo Meyer. Ormai ci stava in scia, staccato di 3 o 4 lunghezze al massimo, e non sembrava stanco. "Voi non vogate, avvocato?" "Dai, dai, che c'è un bel gruzzolo per te!" sussurrò mio padre al bagnino. Poi scosse la testa e domandò a occhi bassi: "Ma come diavolo fa?" Quasi l'avesse sentito, l'ingegner Meyer proclamò ad alta voce: 20 anni alla società Remiera non si dimenticano facilmente." "Andatevene", fece la voce grossa a mio padre. "L'idea di salutare il duce è mia." "Certo, un po' di sport farebbe bene anche a voi, pellegrini", lo ignorò il rivale. "Ammetto che avete un destro d'acciaio, ma state mettendo su pancia." Con una vogata asimmetrica uscì dalla nostra scia e cominciò a risalire sull'esterno il profilo dell'imbarcazione, così vicino che temetti si incrociassero i nostri remi e i suoi. Irene non ci guardava. Sorrideva al panfilo, quieta e bellissima, come non esistessimo nemmeno. "Merda, Zaniboni, sono più leggeri", schiumava mio padre. Poi mi fissò con gli occhi spalancati e disse: "Buttati, ragazzo, sai nuotare, no?" "Scherzi?" domandai considerando la linea remota della costa. "Siamo troppo al largo." Pensai che mi avrebbe lasciato affogare senza tornare ad aiutarmi, fosse servito ad arrivare primo, e un brivido mi corse lungo la schiena. Mi colpì a mano aperta sulla nuca e ordinò: "Dai, Lorenzo, arriva dal duce a nuoto, come gli uomini gamma della decima MAS." Aveva due occhi da matto ed ebbi paura che mi gettasse in mare di peso, ma per fortuna Learco gemette: "Lui non può farcela, al limite, potreste tuffarvi voi, avvocato." Mio padre lo guardò pieno di rabbia, poi saltò in piedi facendo sbandare il moscone e ordinò: "Cambio ai remi, marinaio di collina." Learco allentò la presa sull'impugnatura e Babbo lo spinse via gridando: "E buttati, zavorra, se ci tieni alle 100 lire." Il bagnino si produsse in uno sbalorditivo tuffo da poppa, mentre l'imbarcazione dell'ingegnere ci passava sulla sinistra. "Cucù, avvocato!" Meyer schernì Babbo e lui iniziò a vogare con le guance gonfie come Eolo. Guidò il nostro moscone con energia disperata, tanto che temevo volesse speronarli. Invece si limitò ad affiancarli, quindi sollevò il remo di sinistra, la pala alta sullo scalmo.
e lo ruotò a tutta forza per colpire l'ingegnere. «No!» gridò Irene, mentre una terribile piattonata raggiungeva suo padre al fondo schiena. Meyer si inginocchiò con un lamento mentre i suoi remi scivolavano in acqua. «Ti piace tanto toccare i culi, adesso te l'ho toccato io!» esultò Babbo. Mentre ci staccavamo dal loro pattino, ormai alla deriva, feci in tempo a incrociare lo sguardo di Irene e sperai tanto che nessuna ragazza mi guardasse più a quel modo. «Desolato, signorina», si scusò Babbo in modo sommario. «Se avete problemi a rientrare, sta arrivando a nuoto il bagnino», e riprese a remare di buona lena. «Perché l'hai fatto?» domandai mortificato, e lui sbuffò che il fine giustifica sempre i mezzi. Vidi De Arco che nuotava a grandi bracciate, mentre a bordo del pattino verde Irene aiutava suo padre a risollevarsi. Il mio, pur di ottenere ciò che voleva, era pronto a lasciarsi dietro una scia di disastri, e solo quando fummo ben staccati si raccomandò: «Dai bene un'occhiata all'ingegner Merder, è ancora vivo?» «Sembra di sì», mormorai, «però non ti sei comportato da sportivo». «Mors tua, vita mea», citò mio padre. «Prendila come una lezione di vita, figliolo». L'immenso panfilo a due alberi adesso era quasi immobile a meno di 50 metri e mi accorsi che l'equipaggio stava ammainando le vele. Provai a distinguere il luce sul ponte, ma a bordo c'era troppa gente. Poi vidi uno dei motoscafi di scorta compiere un largo giro verso di noi e l'uomo in bianco di fianco al pilota sembrava inveire al nostro indirizzo. «Hai visto quelli della marina?» avvertì Babbo. «L'arma degli sfaticati», mormorò accaldato. «Che diavolo vogliono?» «Che ce ne andiamo», direi. «Saluta romanamente, Lorenzo», mi raccomandò. «In piedi a prua, presto!» Prima che colpisse con un remo anche me, gli ubbidii e andai a piazzarmi a gambe larghe e braccio teso, come un'assurda polena. Il motoscafo c'era ormai sotto e dovetti impegnarmi per evitare lo sguardo dell'ufficiale in bianco, che gridava concitato. «Ave, gloriosi marinai d'Italia!» salutò mio padre senza smettere di vogare. «Avvocato Pellegrini Paride del Foro di Bologna, croce di guerra di prima classe e sciarpa littorio!» si presentò. Imparato a braccio teso, gettai uno sguardo furtivo al motoscafo e adesso l'ufficiale sembrava intimorito. «Or su, camerata!» lo apostrofò Babbo. «Non permettete a una camicia nera antemarcia e a un balilla scelto di porgere il saluto al duce a nome dei villeggianti?» «Seguiteci, avvocato», concesse l'ufficiale, e fatti regolare i motori al minimo ci guidò verso l'immensa creatura galleggiante dal ventre d'acciaio. «Questa la racconterai ai tuoi nipoti», considerò compiaciuto Babbo. Poi la sua voce si fece più sottile e disse: è lui Lorenzo». Allora lo vidi. Benito Mussolini era affacciato alla murata di destra, dritto di fronte a noi, le braccia ad anfora, e anche lui ci stava guardando. Era l'unico a capo scoperto in mezzo a un gruppo di ufficiali in alta uniforme e non appena il motoscafo disegnò una virata elegante per allontanarsi, parve sorridere al mio pietrificato braccio teso. «Saluto al duce!» gridò mio padre lasciando i remi per imitare il saluto dei legionari. «Avvocato Pellegrini Paride, camicia nera della rivoluzione, a nome dei cittadini e dei villeggianti di Riccione, eccellenza, vi porgo il più caloroso benvenuto». «Riposo, camerata!» salì nell'aria salmastra la voce del duce. «Di dove siete?» domandò. «Bologna!» rispose mio padre come fosse un titolo di merito. «La città della decima legio!» replicò Mussolini. «Ero presente alla presa del palazzo del comune, squadra d'azione Traviata, io, e nei giorni fatali del 22 ho servito nella colonna Balbo». «Tira giù quel braccio!» sibilò poi rivolto al sottoscritto. «Il duce ha detto riposo!» Mussolini scambiò qualche parola con i gerarchi a bordo. Avevo l'impressione che si volesse liberare di noi e la situazione cominciava a farsi imbarazzante. Poi lo vidi sporgersi verso il nostro moscone, le mani come incollate sui fianchi, per domandare a Babbo: «E voi, camerata, cosa dite di questo vascello?» «È un'imbarcazione magnifica, eccellenza. C'è un solo problema», confessò l'uomo più potente del paese. «Se già prima le signore mi cascavano ai piedi, adesso mi basterà guardarle per lasciarle gravide».